Buonasera a tutti e benvenuti a Mani e Fuori, la trasmissione di TV7 News interamente dedicata alla pallavolo. Mannaggia, 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 direbbe il grande Guido Meda se dovesse commentare quest'anno le partite della Tonazzo, che anche domenica ha perso una ghiotta opportunità di portare a casa punti da Ravenna. Ne parleremo come sempre con grandi ospiti, ma parleremo questa sera anche di comitato regionale FIPAV. Sigla. Corre il rischio di essere ripetitivi, ma la Tonazzo, anche a Ravenna, ha gettato alle ortiche l'ennesima occasione di portare a casa dei punti. In tutte e tre i set i bianconeri si sono trovati in vantaggio, ma in nessuna occasione sono riusciti a concretizzare. Baldovin questa volta si è arrabbiato molto e ne ha tutte le ragioni, perché se è vero che questa squadra ha qualche limite tecnico, è anche vero che troppo spesso nei momenti decisivi è sembrata mancare più la testa che altro. E allora vale la pena di prendere carta e penna e andare a fare due conti. Su 78 set giocati, la Tonazzo ne ha persi 15 di due punti, ovvero un pallone di differenza. E sono addirittura 16 set persi, in cui i bianconeri si sono trovati in vantaggio di almeno due punti dopo il 16. Statistiche che confermano che la squadra c'è, lotta sempre, riceve applausi e complimenti a destra manca, ma porta a casa molto poco. Approfittando del turno di riposo di Trento, Modena vince facile a Sansepolcro e porta a 4 i punti di vantaggio sulla seconda. Trento, appunto. Dietro Macerata soffre un po' troppo, ma porta a casa i tre punti con Monza, mantenendo per il terzo posto a debita distanza Verona, vincitrice a sua volta su Molfetta. Fa notizia invece il ritorno al successo dopo 9 KO di fila di Piacenza, dopo l'esonero di Radici. In coda Milano fa una gran bella figura con Perugia, ma non riesce a incamerare nemmeno un set. Una buona notizia per la Tonazzo, che continua ad avere due squadre sotto di sé in classifica, anche in vista del turno di riposo che i bianconeri osserveranno domenica prossima. La squadra di Baldovin tornerà in campo domenica 22 a Piacenza con Marco Meoni dall'altra parte del campo. Buonasera a tutti, benvenuti a Mani Fuori. A parlare di pallavolo, l'abbiamo sentito nella scheda ancora una volta, purtroppo la Tonazzo non è riuscita a portare a casa punti importanti da Ravenna, nonostante in tutti e tre i set la squadra di Baldovin sia stata davanti. Ma noi parleremo chiaramente in maniera diffusa questa sera. Come sempre, il primo applauso, anzi il secondo, è per i nostri ospiti, che questa sera sono i ragazzi, le ragazze del gruppo sportivo Sant'Angelo di Santa Maria di Sala. Ciao ragazze, benvenuti, ciao ragazzi, nuovo applauso. Andiamo a conoscere gli ospiti di questa sera. Parleremo di Tonazzo con una delle grandi scoperte del DS Stefano Santuzza e della Pallavolo Padova, che si chiama Gonzalo Chiroga. Ciao Gonzalo, applauso anche per te. Ciao. E bentornato a Mani e Fuori. Dicevamo nel fuori onda che una delle anime, no, delle squadre, delle società di pallavolo, spesso e volentieri si parla del vice allenatore, che è quello che tiene insieme, no, tante volte le redini del gioco, ma un ruolo importante ce l'ha il team manager, che nel nostro caso è Sandro Camporese. Ciao Sandro. Grazie, e ciao. Ben arrivato anche a te. Come dicevo nella scheda, parleremo molto delle tante iniziative, delle tante attività che il comitato regionale FIPAV sta portando avanti. Avremo un'estate davanti piena di impegni e di appuntamenti importantissimi anche a livello nazionale. A spiegarceli e a raccontarceli c'è addirittura il presidente del comitato FIPAV Veneto, Roberto Maso. Ciao Roberto. Ciao, benvenuto anche a te. Come dicevamo, hanno vinto, poi vedremo che cosa, domenica scorsa hanno la targa nascosta lì dietro, ma tra poco la tireranno fuori il ragazzo del Sant'Angelo. C'è il vicepresidente Andrea Casari. Ciao Andrea, benvenuti anche voi. Grazie. E complimenti. Grazie per il vostro primo successo. Gonzalo, cosa avete combinato domenica ancora allora? Sempre avanti, andate, poi alla fine cosa succede? Eh sì, come solito, stiamo giocando bene, ma dopo non riusciamo a prendere qualche punto che per noi ci sta, perché non abbiamo preso tanti punti giocando così bene, quindi niente, peccato. Baldovini si è arrabbiato stavolta però un po'. Sì. Eh sì, tutte le volte si arrabbia un po', ma sì, questa volta di più, perché niente, eravamo sopra tutti gli set, ma dopo 20 pari, 22 pari, sbagliamo, secondo me, un po' di
mala fortuna, ma vabbè, adesso dobbiamo pensare alla prossima. Allora, dei risultati abbiamo già parlato. Vedo se per caso in regia è pronta la classifica, perché i risultati li abbiamo visti nella scheda, se siamo capaci di mandare in onda la classifica della Superlega, così vediamo un po' anche cosa è successo dopo l'ultimo turno e poi possiamo appunto commentare. Sandro, una trasferta amara ancora, tu che sei responsabile delle trasferte. Sì, una trasferta amara perché effettivamente visto il risultato, l'andamento della partita, l'andamento del gioco, sicuramente adesso dire che si vinceva, sicuramente si poteva portare a casa qualche set e poi alla fine avremmo tirato le conclusioni. Scusa Sandro che ti interrompo, ma commentiamo la classifica che vede Modena in testa, allungato perché era fermo a Trento nell'ultimo turno a 54, Trento a 50, Trai a 48, Verona a 44, al quarto posto saldamente in classifica la squadra di Andrea Gianni, a 42 c'è Perugia, 35 Latina, poi Ravenna a 28, Molfetta a 27, Piacenza che è tornata a vincere seppur al tie break con Latina, grande squadra, a 21 punti, Monza ha fatto una bella figura a 18, Padova a 12, Alto Tevere, Sansepolcro, Città di Castello a 10, Milano chiude a 7. Quanti punti in più, Sandro, ci saremmo immaginati di avere se qualche 7 fosse andato guarda, al suo posto? Non voglio esagerare, ma sicuramente 6, 7, 8 punti in più ci stavano tutti, secondo me. Potremmo essere veramente più avanti di Monza tranquillamente. Ecco, nella scheda, Gonzalo, l'abbiamo sentita un po' fuori onda, abbiamo dato qualche dato statistico. Allora, voi avete perso, avete giocato fino adesso 78 set, ok? Di questi 78, 15, quindi una bella percentuale, li avete persi di soli 2 punti, quindi significa 26-24, 25-23. Ma di questi 78, 16 addirittura, li avete persi dopo che eravate in vantaggio di almeno 2 punti dopo il 16. Quindi significa che voi comunque arrivate, no? E sono dati un po' che cominciano a essere, come posso dire, messi tutti in fila, a essere parecchi, no? Eh sì, quello sicuro è una bella statistica, non so chi l'ha fatto, ma... Io l'ho fatta. Bella, so no, bella, sai, insomma, ho perso un po' di tempo. L'hai fatto bene, ma niente, no, non so cosa dire perché è sempre che parliamo dello stesso, che andiamo bene, ma dopo perdiamo, quindi... Niente, dobbiamo allenare di più, dobbiamo lavorare anche sulla testa perché secondo me tante di queste partite le abbiamo perso perché non so se è fiducia o cosa, ma è quello, non è solo tattica tecnica che lo facciamo male. Quindi. Vediamo qualche immagine anche qui che la nostra regia sta appunto mandando, è una partita, Sandro, in cui specialmente nel terzo set la squadra sembrava averla rimessa, no? in carreggiata anche a muro. Visto che fai le statistiche, il terzo set 16-12. 16-12, infatti è stato uno di quelli che mi ha fatto scattare l'embolo. Sì, ma anche là, guarda, adesso è facile parlare, ma su 16-12 una battuta di Mattia, in posto 1 è riuscito a prenderla con una mano, è uscita fuori dal campo, sono arrivati, l'hanno ricostruita, la palla è venuta di qua, sono toccati due giocatori, è caduta per terra, era una palla che poteva portarci 17-12. Sono errori nostri, ripeto, abbiamo una squadra giovane, commettiamo tanti errori, ci vuole tempo, ma secondo me siamo veramente sulla strada giusta. Tra l'altro vi avevo detto la settimana scorsa che stavamo tentando di fare il colpaccio di portare questa sera qui con noi il CT della nazionale italiana Mauro Berruto, purtroppo non siamo riusciti davvero per un soffio. Salutiamo Mauro e gli diamo appuntamento chiaramente a domani, che domani sarà presente all'allenamento della Tonazzo Padova e poi ci sarà uno spazio dedicato ai giornalisti, quindi il nostro obiettivo è quello di cercare di catturare qualche sua impressione e poi di potervela mandare mercoledì prossimo nella prossima puntata. Roberto, un Berruto che sta girando un po' in tutti i campi della Superlega, perché il suo obiettivo è di guardare da vicino soprattutto i giovani, no? Questo progetto verso Rio sta andando avanti. Sì, il progetto Rio 2016 è un progetto avviato soprattutto per i giovani, sta girando su parecchi palazzetti. Domani tocca a Padova e credo che materiale ne ha a sufficienza per visionare, quindi no, è molto attento a queste, soprattutto ai giovani, e quindi questo è il futuro, quindi sì. Ben venga nel Veneto. Tra l'altro diamo anche la notizia che Sebastiano Milan è stato convocato proprio il 16 marzo a Roma per uno appunto di questi stage che Berruto sta tenendo con tutti questi futuribili, non so come chiamarli, ragazzi. Ricordo che Sebastiano Milan è del 1995, con lui in passato c'è stato anche Fabio Balaso, che sicuramente sarà ripreso in qualche altra situazione, quindi direi che no, Sandro, qui ce n'è
No, Balazzo doveva andare 15 giorni fa. Esattamente, poi c'era la partita a Milano. Ci sono dimenticati che avevamo la partita lunedì sera il lunedì sera a Milano, per cui era un po' difficile. Fra le altre cose, non so se lo hai già ricordato, domenica a Ravenna, oltre c'era anche Giulio Velasco, sì. Che... No, non l'ho ricordato. No, ecco, c'era Giulio Velasco che anche lui sta controllando un attimino gli argentini che gravitano qua in Europa, perché... Come sapete, lui è l'allenatore della nazionale argentina. So che comunque ha parlato anche con Gonzalo a fine partita. È uno che è già, mi sembra, due o tre volte che è venuto anche a Padova. Mi ricordo che l'abbiamo intervistato, abbiamo parlato. Cosa ti dice, grande Julio? Niente, cose da migliorare, soprattutto la ricezione, anche un po' nell'attacco, ma niente particolare. Lui qui in Italia è stato ed è tuttora un mito. Quando arriva Velasco nei palazzetti, si girano tutti, anche chi magari è molto giovane non lo. Cosa hai visto, Sandro? Cosa hai visto che non andava adesso in questa immagine? No, 23 pari, e la battuta sbagliata di Orduna, palla successiva... Una 24 battuta... pari era quello, te lo ricordo. No, 23, battuta di Orduna, 24. E poi palla che cade 24, in mezzo. E palla che l'ha battezzata fuori Balazzo, che invece era dentro, ed è finito il set. In 30 poi, secondi, 30 esatto, secondi. Esatto, Lotti mezz'ora per cercare di portare a casa 7, dopo due ingenuità e le paghi, c'è poco da fare. Assolutamente. Non serve a registrare la partita perché ce l'ha memorizzata. No, beh, Sandro, guarda, ti posso garantire che ti può dire qualsiasi cosa capiti in tutti i set. Ascolta, adesso avete un po' di riposo per questa settimana. Beh, riposo, vogliamo dire, so che fate doppia seduta tutti i giorni, riposo si fa per dire. No, sì, è riposo, ma serve per allenare un po' di più, perché non dobbiamo giocare domenica, quindi serve per quello. E dopo c'è Piacenza, Latina e Monza per finire lo meglio possibile, diciamo. Ti posso chiedere una cosa personale? Mi hanno detto che c'è tua mamma qua in Italia in questi giorni, possiamo dirlo? Sì, è vero. Sei contento? Sì. Ma mi diceva che comunque... Lei è già stata qualche anno fa qui in Italia, no? Sì, 20-25 anni fa, quando il mio papà faceva allenatore in Serie A2, anche A1 a Montichiari, hanno abitato qua vicino, quindi sì. Vedi, Sandro, che un po' di belle zone, di Desenzano. La famiglia Chiroga penso che abbia masticato. Beh, è un nome, è un marchio. un po' di pallavolo penso che l'abbiano masticato. Appena un po'. Andrea, dimmi un po', adesso iniziamo a parlare anche di voi, stasera facciamo un po', mischiamo le carte. Io ho visto che avete una cosa lì dietro, facciamola vedere subito però, perché la tua giocatrice è lì che non sapeva più, dice come faccio a battere le mani che ho la targa in mano e non rompere la targa, cosa è successo domenica? Questa domenica c'è stata la finale di Coppa Padova, insomma è un torneo provinciale che ci ha occupato una parte fino alle battute iniziali della stagione e voi siamo riusciti. Eccola qua, finalmente. Un applauso ragazzi che è stata inquadrata. Tutti i vostri tifosi e finalmente l'avete portata a casa. Finalmente dopo tanti anni. Com'è andata la finale? Raccontami un po'. La finale sì, l'abbiamo giocata contro la Pallavolo Pievese, una squadra altrettanto esperta quanto noi. Bella partita? Come ogni partita con la Pievese, sempre combattutissima, difese nervosa. Fino all'ultimo. Sì. Sì, talmente nervosa, poi il pubblico, un po' più del pubblico di solito, un bel po' di più del pubblico del solito che vediamo di solito, ci ha fatto anche commettere qualche errore in più. Bello, comunque una bella cornice, la federazione insomma ci ha coccolato un po', insomma. È stata una bellissima esperienza. È uno dei primi trofei, ne avete già vinti altri? No, di questo è il nostro... Allora, vedi che vi abbiamo dato l'invito giusto dopo. Giusto, guarda, sembrava ci fossimo messi d'accordo. Va bene. Bene, ci fermiamo qua per la prima parte. A tra poco, perché parleremo anche delle tantissime iniziative del Comitato FIPAV del Veneto. A tra poco.